Buonasera ai telespettatori delle Fonti TV e bentrovati a questa nuova puntata dedicata alle interviste di Le Fonti Legal. Oggi parliamo di un argomento molto particolare che è la criogenesi. Ecco, per chi non lo sapesse, la criogenesi o crioconservazione è una procedura che si sta diffondendo sempre di più a livello mondiale, che prevede in sostanza, in parole povere, il congelamento del corpo subito dopo il decesso, ma questo deve avvenire comunque pochi istanti prima rispetto alla morte cerebrale dell'individuo. E la speranza o comunque l'obiettivo di chi insomma, persegue questo o comunque si presta a questo procedimento è che in un futuro prossimo o lontano, quindi si parla di 50, 100, 200 anni, venga trovato anzitutto il metodo per venire, diciamo, tra virgolette, scongelati o comunque risvegliati. Ma soprattutto che in caso di morte dovuta a una malattia incurabile ai giorni nostri, sia stata scoperta effettivamente il metodo per curare questo tipo di malattia. Ecco, per dare un'idea della diffusione di questo fenomeno, la crioconservazione sta prendendo piede soprattutto negli Stati Uniti e in Russia, con centinaia di persone che già si sono fatti ibernare e altre che hanno avviato questo tipo di contratto. E il fenomeno è però in crescita anche in Italia, ma con tutta una serie di problematiche dal punto di vista legale, a partire dal fatto che effettivamente in Italia ancora questo non è possibile farlo per legge. E per approfondire tutte le criticità legali legate appunto alla criogenesi, siamo qui con il nostro ospite di oggi, che è l'avvocato Stefano Sutti, senior partner dello studio Legalis Sutti. Buonasera, ben trovato. Buonasera. Ecco, e lei, avvocato, ha seguito proprio una di queste società che propongono questo tipo di contratti per poi un'operazione molto particolare di cui parleremo in seguito, ma anzitutto le volevo chiedere se può dare una definizione scientifica anche migliore della mia, della criogenesi e anche di quali passaggi effettivamente bisogna fare per poter attivare questo tipo di procedura. Prego. Ma in effetti io avevo già qualche interesse di tipo culturale in questo campo e come docente di diritto delle nuove tecnologie all'Università di Milano, naturalmente dal punto di vista anche scientifico consideravo un argomento di notevole interesse l'evoluzione giuridica degli ordinamenti in materia di crioconservazione in giro per il mondo. Abbiamo iniziato ad occuparcene anche dal punto di vista professionale nel momento in cui CryoRus, che è la prima società europea che si occupa di offrire servizi commerciali, è un business di crioconservazione, ha deciso di sbarcare anche nell'Europa occidentale e di proporre i suoi servizi a una platea di un pubblico di utenti potenziali che prima avevano poche alternative se non quella di eventualmente concludere un contratto con un soggetto americano, con un operatore americano in questo campo. Gli operatori tradizionali americani sono due, uno è il Cryonic Institute e l'altro è Alcor. Entrambe sono associazioni no profit in cui praticamente esiste una struttura permanente che è finanziata da coloro che si associano per ottenere questo servizio. CryoRus invece è una società a tutti gli effetti con problemi di accesso al mercato, di finanziamento, di vendita, di gestione, eccetera. E non è escluso lo sbarco in borsa presto o tardi e sono già state assunte iniziative finalizzate all'emissione di una cryocurrency, di una criptovaluta per finanziare e per assecondare quello che è la vita della società. Ecco, che è E qui l'operazione che che è citavo quello in che diciamo ci precedenza. ha coinvolto direttamente e che ci ha fatto particolarmente piacere perché si situa proprio al centro dei nostri interessi, almeno per un paio di aspetti, che sono innanzitutto tutto ciò che è tecnologia e tutto ciò che è innovazione, anche dal punto di vista dell'idea di business, ma soprattutto proprio dal punto di vista tecnologico e industriale. Secondo
secondariamente anche i rapporti con la Federazione Russa, che ci vedono, diciamo, in prima linea con un Russian desk attivo a Milano e nel nostro ufficio in Bulgaria a Sofia almeno da una quindicina d'anni. Per cui siamo particolarmente orgogliosi e interessati di avere l'opportunità di dare un contributo professionale di tipo tecnico-giuridico sull'argomento, perché gli aspetti giuridici in realtà su questo specifico tipo di servizio, che risale a come concezione ai primi anni 60, ma che in realtà soltanto oggi sta decollando anche da un punto di vista tecnologico, dicevo, gli aspetti giuridici sono veramente innumerevoli. Ci sono degli aspetti che riguardano l'organizzazione e la strutturazione in sé dell'attività, perché naturalmente questo servizio ha la prospettiva di dover durare per secoli, 200, 300, 500, 1000 anni. Noi non abbiamo molte esperienze di enti o addirittura di imprese che siano durate per un lasso di tempo di questo genere senza perdere completamente una o più volte il proprio capitale sociale e il proprio patrimonio. Mentre per proporre a qualcuno un servizio di sospensioni crioniche devo essere in grado di rassicurarlo sul fatto che la società sarà in grado di funzionare, sarà in grado di mantenere la sospensione per tutto il tempo necessario, indefinitamente, fino a che mai si verificassero le circostanze e i progressi, gli sviluppi tecnologici e medici che possano consentire una sua rianimazione. Questo è un primo aspetto. Un altro aspetto è il fatto, per esempio, di come riuscire a vendere questo servizio ad un prezzo che sia compatibile con le possibilità economiche della platea di utenti più vaste possibile. Naturalmente questo non è un problema per il miliardario americano che fa crio sospendere il suo cane, a cui è così tanto affezionato e a cui non interessa nulla costituire un trust mettendo dei milioni di dollari in grado di praticamente mantenere la temperatura sul corpo che ho sospeso per un lasso di tempo potenzialmente illimitato. Diventa più complicato per un utente, diciamo, normale, che ha la necessità di gestire questo tipo di situazione attraverso una soluzione di tipo assicurativo. Questo è uno strumento molto facile, noi conosciamo le assicurazioni per causa di vita, per causa di morte, eccetera, e chi si abbona ad un servizio crionico semplicemente ha un versamento annuale abbastanza ragionevole che è destinato, nel momento in cui si verificano i presupposti per la sospensione, a attivare il servizio e a costituire un capitale che resterà per sempre finalizzato, senza mai intaccare il capitale stesso, cioè soltanto con la redditività naturale del denaro, con investimenti per forza più conservativi possibili, a consentire delle spese di gestione che però sono molto basse. Perché, per esempio, una delle ragioni per cui CryoRus ha deciso, per quello che riguarda la Mitteleuropa, l'Europa centrale, di basare un proprio centro di criosospensioni in Svizzera, è che in Europa centrale forse non abbiamo la Siberia, però abbiamo le Alpi, e nell'arco alpino naturalmente è possibile garantire più facilmente il mantenimento di temperature molto basse per lunghi periodi di tempo a prezzi molto contenuti rispetto a quello che non sia farlo nel deserto del Sahara o in una piana, diciamo, siciliana. Ecco, ma quindi poi a livello poi pratico, no? Una persona fisica interessata a questo tipo di procedura in Italia, cosa deve fare? Allora, l'unico tipo di crionica che sia oggi legalmente accessibile è, diciamo, una crionica base che prevede che il paziente sia già dichiarato legalmente morto, e a questo punto l'intervento tempestivo di colui che fornisce il servizio di sospensione crionica dovrebbe garantire la conservazione del suo corpo sino a che non maturino le circostanze per due operazioni. La prima è la rianimazione, che già oggi è abbastanza facile, per esempio è un risultato scientificamente raggiunto per gli embrioni, ma che non siamo in grado di garantire ad esseri umani adulti.
Secondariamente è la rimozione della patologia che ha provocato la morte o delle conseguenze dell'incidente che ha provocato la morte in primo luogo, perché non serve a nulla rianimare una persona che è destinata a morire mezz'ora dopo per esattamente le stesse ragioni per cui è morta mezz'ora prima. E in questo l'unica difficoltà legale, questa è una difficoltà italiana ma che esiste molto meno in altri ordinamenti, sono le leggi funerarie. E qui non è completamente chiaro perché sia lecito, per esempio, farsi cremare e non sia lecito o sia più complicato farsi congelare. Ammettendo che la rianimazione sia soltanto una pia aspirazione destinata a non concretizzarsi mai, naturalmente il congelamento di per sé come modo di gestire le proprie spoglie dopo la propria morte in realtà non ha nessuna ragione di essere sfavorito rispetto a certe scelte che oggi sono disponibili, tipo per esempio il fatto che con le nostre quello che resta del nostro corpo venga per esempio realizzato un diamante destinato ad essere conservato dagli eredi o dalla persona di cui poi ne avrà la disponibilità. Per cui questa è una prima difficoltà, questa difficoltà è già superabile, naturalmente è possibile anche a un cittadino italiano, un cittadino di qualsiasi paese, di fare un contratto per servizi di sospensione crionica con una società russa in vista di una sospensione destinata ad avvenire per esempio in Svizzera. Esiste il problema di essere trasportati in vita nel posto dove vengono effettuate almeno le operazioni urgenti volte a prevenire un degrado della configurazione cerebrale e della nostra condizione cellulare che potrebbe compromettere definitivamente la possibilità di una rianimazione indipendentemente dal progresso tecnico. Quindi comunque devo essere portato in Svizzera prima chiaramente che si verifichi. Se sono un malato decesso terminale potrebbe avere una buona idea andarci direttamente, se invece si tratta per esempio di una morte imprevedibile dovuta ad un incidente, la questione è se posso essere mantenuto in vita oppure se posso comunque ottenere degli interventi di conservazione che mi consentano di arrivare al centro dove poi vengo definitivamente portato a meno 96 gradi centigradi e dove viene attraverso l'abbassamento della temperatura sospesa completamente l'ulteriore evoluzione e l'ulteriore decadimento della struttura cellulare attraverso appunto la sospensione delle reazioni della chimica organica. Quindi insomma l'avvocato deve avere anche delle buone competenze dal punto di vista medico e scientifico. Diciamo che qui esiste dal punto di vista dell'avvocato la necessità di dare tutto quel tipo di consulenza alla società che consenta di organizzare un intervento di cui l'utente deve essere informato naturalmente perché ha a che fare con la sua decisione di acquisto ma di cui non deve occuparsi perché non sarà in grado di farlo e questo richiede che esista un testamento biologico di un certo genere, un esecutore testamentario, esista forse una soluzione assicurativa che garantisca il pagamento del servizio di sospensione crionica successiva. Vengono posti in essere tutta una serie di accorgimenti, tra cui non ultimo anche l'informazione che consente appunto all'utente potenziale di decidere se vuole predisporre il necessario per avere il massimo di possibilità per avere accesso a queste procedure oppure se la cosa non gli interessa. Dicevo che questa è l'unica cosa in cui che oggi in Italia sia completamente legale o quasi. Esistono altri gradi e altre tipologie di sospensioni crioniche che sono più futuribili e il primo, anche questo diciamo relativamente immediato e per cui esistono delle possibilità a medio termine, almeno in termini di de iure condendo, cioè di riforme legislative prossime, che sono per esempio la sospensione crionica come alternativa all'eutanasia o come forma di eutanasia. Ovvero io sono un malato terminale o sono un malato di una malattia che per esempio può portare ad una progressiva degenerazione delle condizioni del mio cervello, banalmente l'Alzheimer, il Parkinson e altre malattie di questo genere,
probabilmente quando sarò morto il danno irreversibile si sarà già creato e provocato prima ancora che io possa essere dichiarato clinicamente morto. Oggi alcuni, anche in queste condizioni, si pongono il problema di sottoporsi a un procedimento di eutanasia semplicemente per conservare, per non subire sensazioni dolorose, angoscianti o per conservare la propria dignità fino all'ultimo momento della propria vita o cose di questo genere. Allora, già oggi in Svizzera, per esempio, dove l'eutanasia è discretamente liberalizzata, si pone il quesito a cui è facile dare risposta: se io oggi posso uccidermi definitivamente con una procedura che porterà alla mia cremazione, inumazione o altro, perché invece non posso semplicemente farmi congelare, in cui forse magari non sarò mai rianimato, ma comunque non è peggio di quello che io ho già il diritto di fare. Poi esiste ancora più futuribile la terza forma di crionica, di sospensione crionica, che io e molti altri chiamiamo crionica turistica, che è quella invece di una persona che si trova nella stessa posizione in cui sono io o in cui è lei e che vuole per esempio fare un lungo viaggio verso il pianeta Giove o verso Alfa Centauri e sotto questa diciamo imperativo o di fronte a questa possibilità vuole essere criosospeso per avere la possibilità di non invecchiare durante il viaggio, di non avere bisogno del necessario per respirare, cioè di alimenti, acqua, aria, eccetera, e per azzerare il tempo del viaggio in modo da risvegliarsi virtualmente dal punto di vista cerebrale 30 secondi dopo essersi addormentato e magari essersi trovato in sospensione crionica per mesi, anni o secoli. Il turismo però non si ferma a questo, perché invece di volermi spostare nello spazio, la crionica è anche potenzialmente un metodo per viaggiare nel tempo. Perché io, facendomi sospendere crionicamente oggi, mentre sono ragionevolmente sicuro che al giorno d'oggi sarò morto per patologie legate all'invecchiamento tra 500 anni, invece se mi faccio sospendere crionicamente, ammesso che tra 500 anni esista una tecnologia per rianimarmi, io mi risveglio esattamente allo stesso livello di invecchiamento che ho già subito fino ad oggi, o addirittura forse all'epoca magari saranno anche disponibili delle tecnologie in vista di un age reversal, cioè di un ringiovanimento dell'organismo che viene rianimato. Certo, poi c'è tutta una questione, diciamo, sociologica, no? Di reinserimento della persona. Questo è un primo problema, quello è sociologico, ma fermandoci agli aspetti legali riesco a vederne almeno due, che sono: primo, il fatto che oggi come oggi, inevitabilmente, in caso di sospensione crionica di un paziente, di tutti e tre i tipi di sospensione crionica, siamo di fronte all'apertura di una successione, inevitabilmente. Il che significa che la persona rianimata si ritrova sveglia in una società estranea, dove probabilmente i suoi skills sono anche obsoleti e soltanto con la pelle che si trova indosso. Avrà avuto la possibilità di mantenere il servizio crionico fino alla rianimazione, ma a questo punto dovrebbe, se ne ha la possibilità, probabilmente costituirsi un secondo trust che sia destinato a garantirgli la possibilità di reinserimento quando dovesse essere rianimato. Ma l'ultimo profilo è che per la cosiddetta crionica turistica, siccome oggi la rianimazione è soltanto un'ipotesi, una possibilità probabile, improbabile, comunque con una probabilità superiore allo zero assoluto che ci danno la putrefazione o la cremazione, ma siccome si tratta solo di una possibilità e il paziente crionico dal punto di vista medico-legale non è un paziente vivo, oggi un centro di crionica, un operatore di questo settore che offrisse dei servizi di crionica turistica in tutti i paesi del mondo si troverebbe esposto ad un'imputazione per omicidio del consenziente. Bene. In questo caso ci vorrebbe qualcosa di più. Avvocato, io sarei qua veramente ore ad ascoltarla, perché mi sembra di essere proiettato in un mondo fantascientifico che però è realtà e insomma sono i giorni nostri. E la ringrazio molto per la chiarezza
diciamo, con cui ha esposto tutte queste problematiche, e saluto i nostri telespettatori e restate con noi. Grazie.